Guarda, non è nemmeno iniziata la partita, quindi siamo proprio nel chilling. Come state, boys? Uffa, che palle sto fatto qua. Cioè, fa triggerare veramente sto fatto di OBS. Vabbè, comunque, la chat la rimetto là, sennò mi si sfancula tutto. Aspetta, voglio ingrandirla. Ma se la provassi a spostare. Proviamo così, vediamo com'è così. Ok. Ora dovrei leggervi un po' meglio, non so se è un bene o un po' cioè, una cosa positiva o una cosa negativa. Ah, guarda, sulla giacchetta c'è il tema, questo qui è la coppetta di gelato, sì. Quindi questo è un gelato con l'infradito. Va bene, Riot. I guess. Se siete convinti voi di questa skin, diciamo che sono convinto anch'io, anche se ho qualche perplessità in merito, onestamente. Cioè, però... Cos'è sta skin? What the fuck? Che roba è? Che roba è sta skin? Speriamo che i suoni siano carini, le animazioni delle spelle, Madonna santa, ragazzi. Aiuto. Aiuto veramente. Cos'è? Perché la sto giocando soprattutto? Perché voglio giocare solo questa oggi? Allora. Fatemi rispondere un attimo a un audio. Ok. Cosa sembra un gormito? Effettivamente un po' le vibe ce l'ha da gormito. Dobbiamo vedere dopo, eh. Sono curioso. Stop, che sta succedendo? Si stanno picchiando. O meglio, Aatrox è già stato picchiato brutalmente. La chat penso di averla disattivata ieri, giusto? Allora, abbiamo iniziato l'ultimo game con Taric in cui avevo chiesto a quel Taric che trollava di non trollare, però poi ovviamente non è servita molto. Ok. Disattiviamola che magari manteniamo il focus, chilliamo un po'. Con Zac i game sono sempre chill, però non possiamo invadere a livello 1 con Zac. Forse Smite per Red era meglio. Vabbè, ma oddio, Shaco... In realtà è uno che in teoria invade pure, o meglio può invadere. Attenzione alla bot, nice. Doppia summon è presa. Job. Livello 3 top. Non vogliamo gankare assolutamente Darius che ci distrugge. Oddio, sai che in realtà questo Aatrox ha l'Ignite. Con l'Ignite che mitiga... no, ho guardato. La bot ha griddato purtroppo. Ah, maledetti. Non hanno rispettato il cheese gank dello sciacallo. È palesemente guardato. Ragioniamo al carretto, non so che dobbiamo fare. Ce ne andiamo verso la nostra jungle e basta. Va bene, per ora niente. Però i suoni di questa skin, voglio alzare un po' il volume di Lola, aspetta. Cos'è? Sound effect, come si chiama? Sound FX. Dovrebbero essere questi. Non sto ben capendo se c'è un suono diverso in queste skin. Non mi pare ci sia un suono diverso. O forse leggermente. Boh. È weird. Ehi, ciao amiche, come stai? Grazie mille. Ciao e il bella la nuova postazione della cam, molto bella, complimenti, ti piacciono i piedi? Non mi dispiacciono, non mi piacciono, cioè sono abbastanza neutro riguardo i piedi, nel senso. Non ho un problema con i piedi, mettiamola così. Ma non ne sono un fan. Signor Aatrox, che tradda. Yes, on my way. Andiamo a devare questa bot. Ci hanno messo una vita e mezza a ucciderla. Come mai, ragazzi? Sai che ci muoio io.
Poteva provare a fare Execute Jinx. Come ci abbiamo messo così tanto a uccidere la tizia sotto torre, Zeri? L'ho hittata con lei e l'ho hittata pure con la Q. Vabbè, in realtà rimane worth. Cioè Twitch ha preso una double kill, la nostra Jinx ha preso una double kill. Quindi le kills sui carry vanno bene, più la loro Zeri ha perso wave, il loro midlaner dovrebbe aver perso esperienza rommando, quindi non è andata male. Però sempre deve essere pure meglio, solo che veramente ci abbiamo messo a uccidere il tizio sotto torre. E ho visto che ha guardato. Vado a farmi uno di questi così qua che ora posso. In teoria. Zac fa un po' cagare per questo obiettivo purtroppo. Però piano piano ci si mette. Ce la fa. Evidentemente avevano idee diverse. Però gli avversari avevano mid lane prio, quindi l'idea di Shaco di contesto, a parte il fatto che l'obiettivo era già preso il flash, quindi era totalmente fine, ma... Poi ci siamo rubati uno shutdown, sì. Pure l'obiettivo abbiamo preso. Let's go. We like it. Ho fatto un piccolo misclick, ma stavo aspettando quella Q che Vladimir si avvicinasse per fare il CC quando... Lui era vicino, ma in realtà lui non poteva essere colpito, no? Aveva il free di... free sustain, aveva. Unlucky. That's quite unlucky, mannaggia. Zac meglio con Crow Aftershock, ma direi che dipende dai game, cioè la prima opzione è entrambi i modi sicuramente. Double che però su Renata, mannaggia. O di base potrei anche buildare più tank, in realtà, specialmente in un game in cui hanno triplo di Mari, qua potevamo andare tranquillamente a torme il diretto e facciamo danni con quella. Però io adoro la maschera su Zac, quindi... Teniamo prima la maschera, I guess. Dimmi che c'è. No, almeno non pushare. Tienila così che è un buono spot. Devo andare per aiutarlo purtroppo. Dai, l'abbiamo giocata molto bene, l'abbiamo giocata qua, nice. C'era Renata, era un problema. Abbiamo 6 assist, ma datemi delle kill, maledetti, uffa. Oh, fuck. Meno male, ci sono arrivato. Questo bot certo potrebbe rispettare un po' di più loro jungler. Maiali che non sono altro. C'è Twitch top, sì, forza. Allora, se avessi la R proverei a fare solo kill su Darius qua sulla wave. Ci posso provare uguale. È altamente improbabile. Dovrebbe avere flash up. Probabile abbia flash up.
E poi comunque io non ho l'R per fare la mega cincicitatore, quindi non ho sufficiente damage. Vorrei fare l'obiettivo, can we? Aatrox sta frizzando top, quindi Darius potrebbe spostarsi. Va bene se aggiornare il fight o se rimanere qua. Nice, comunque abbiamo preso la kill, abbiamo preso tutto, penso. Quanto ha fidato Shaco, però, che peccato. Devo un attimo recollare. Renate 07, what the fuck? Non griffer. No, ho sbagliato la combo. Maialino. Ah, oh, what, è morto uguale. Vabbè. Broken champ, I guess. Di resetto. Ok, iniziamo a essere belli tanky. Twitch è fidato però, eh. Salve salve boys, comunque. Qui farming con calma, non abbiamo fretta. Darella ambiziosa, diciamo. Voglio di bleeding, ma gliela passiva. Direi che abbiamo fatto un bel engage. Anche Shaco se ne va. Nice. Oh, ci arrivo ragazzi, secondo voi in tempo. No way, ci arrivo in tempo. Ah, fuck. Un po' ci speravo. Let's battle. Ok, c'è l'Herald up. Dobbiamo andare a farlo. Io in realtà dovrei regolare. Gli avversari potrebbero venire straight a contestare. Comunque pure la loro zero picchia in realtà, eh. La play sta facendo top. È una merda totale. Okay. Darius ha sbagliato padding per fortuna. Non è andato per i suoi alleati. Va bene, va bene. Ma solo assist stiamo prendendo, ma che è sta storia, ragazzi? Devo andare al drago, devo andare. Ok,
Non abbiamo fretta in realtà, non penso che stia facendo Shaco. Se lo sta facendo adesso siamo comunque in ritardo, quindi... Ah, eccolo qua. Possiamo andare. Andiamo a fightare. Ma io volevo di nuovo la prima, aspetta. Mi piaceva. C'era due canzoni fa. Forse questa. Un po' rischio di farcelo scammare. Vai a rimettere full screen. Ok. Vorrei farmare due campetti e poi avere quell'aria in realtà. A breve prendo l'oggettino, mi manca tipo pochissimo. Penso 200 gold. Andiamo, va. Recolliamo e poi sono pronto a fightare. A posto, io sono online. Upsi. Devo vedere se la rata gridda. Capiamo, gridda così hard. Non credo onestamente, però speriamo. Gate la torre, muore. Oh, no, abbiamo anche basso di vita. Non vuoi gate la torre? Someone's about to get hurt. Adesso il pet. Diamo le shield ozzo anche. Inks sta recollando per item. Possiamo fightare anytime. Guarda anche la ulti livellata adesso. E io adesso sono enorme. Why, thanks. I do work out. Non contestano bravi, mi sa. Possiamo andare. Oh! È arrivato Darius proprio in quell'istante, proprio lì. Posso dire che sfiga, mannaggia. Come hanno fatto i miei team? Ha fatto a grifare così hard il fight. Ma non mica capito che è successo, onestamente. Io ho ucciso Twitch da solo e sono andato sulla backline, ho preso tempo su Zeri, l'ho levato vita. E non c'era nemmeno Darius in sto fight. Come hanno fatto a intare così hard? Oh, strano. Ci prendiamo. Penso questa. Qua traddano come le scimmie, va bene. Era necessario andare lì. Sapevo che c'era il Red Bull, sono stato un po' sfigato, onestamente. Perché Shaco era mid, quindi ho pensato, vabbè, sono totalmente fine. Mentre che loro stavano continuando a fetare mid, io dovevo andare out e volevo repullarmi per rubare campi. Però, sfortuna pure che è passato Darius lì, proprio in quell'istante mi ha spottato mentre volavo. Oh,
Ah, pensavo di andare all'altro lato, quando... Ah, che Shaco ha anche poco mana. Oddio, lo recupero, ne recupero un po' in più in realtà. Secondo me possiamo tranquillamente fare Baron. Forse era un po' greedy. Che prima non ci serve a niente. Devo dire che possiamo forzare. Ma sto drago non vale un cazzo. Prendo item, arrivo, va. Ah, forse devo finire... Forse avrei dovuto finire l'oggettino di prima, la Sunfire. Devo vedere se la chiude, penso di sì. Sunfire, Sunfire, Thornmail, Jackshaw, secondo me è molto carino. Un attimo, era da Jinx che è strong su di lei. Questo game comunque è molto più close di quello che dovrebbe essere, onestamente. Box e Shaco per me sono una gran rogna, sono. È facile ingaggiare un trio, cioè Darius che mi può stoppare il jump, Renata mi può stoppare il jump, Darius mi può stoppare, cioè, i box pure mi fregano un sacco. Veramente una noia. Quel ibrido fa un male a sti box. Renata vuole suicidarsi, accontentiamola. Non è bad, pensavo lo Joss. Sono pronto però, devo hitarla. Leviamo il box, no? Fucking annoying. Arrivo. E a fare attenzione perché una buona ulti di Renata secondo me fa la differenza in fight, se permette a Twitch di sparare. Pure Zarya fly da me. Shit as fuck.
sarò il sirenato ora. Madonna, sti box! Madonna santa, sti box che qui. Ah, fatemi curare, va. Guys, where are you going? Oh no. So bad actually. Vabbè, un po' di confusione, si è ammazzata. Cioè, potevano andare, ma sono andati tipo dietro per Shaco. E poi sono tornati in. Però ormai era tardi perché erano morti minion nei Voidlings che avevamo spawnato. Quindi F. E vedi che palle per me ingaggiare. Madonna santa. Ma riusciamo dopo il drago a prendere un pick? Vediamo, forse devo essere più paziente in fight contro di loro e aspettare tipo le engage rel e io flanco dopo che hanno usato i cooldown. Ok, se vado first non riesco a fare niente, non riesco a fare. Indireggiare molto prima doveva. Anche se Darius ha flashato, però era troppo avanti, era. Non è facile chiudere un trioro. Zeri fidato al tiro, già ho detto ci sono strumenti purtroppo che mi counterano troppo. Beh, si prendere botto. E il cringe, ovviamente. Figuriamoci se non lo fanno. Serve il flash di Rel, sì. Ok, abbiamo il game. Zac l'assassino, Boggers. Ma hanno commesso. Vedi, cioè, Zac è insane. Solo che sto game era troppo controllato per fare una roba del genere in fight. Però finalmente hanno griddato, abbiamo trovato l'angolo. Ma è assurdo il danno che fa Zac. Cioè, alla fine lì. Anche se non c'era Rel, cioè, ha un po' facilitato il tutto. Ma secondo me non cambiava niente. Cioè, i danni di questo centro sono veramente ridicoli. Arrivo, ok? No. Sniper, no. Pensavo fosse chiuso. Ho anche preso l'aftershock, tra l'altro, per tankare, ma non è bastato. E chi è che sta trollando così hard e non riusciamo a fare niente? Come fanno a morire? Veramente fatico a capire, onestamente. Abbiamo questo, proviamo a fare Nightfall per Jinx. Cosa vogliamo buildare? Sono a Visage, penso Visage a questo punto.
Era forzata? A me sembrava si facesse. Vabbè, veramente forse era più safe fare torre inib baro, non lo so. Ma mi sembrava così. Cioè, l'avversario in 3, non eravamo in 5. Jinx late game, range infinito, cioè. Summoner up, via. Vabbè, non è importante. Comunque ormai la situazione è questa. Loro hanno il Baron. Noi abbiamo preso. Cosa abbiamo preso? Una torre del Nexus. Niente di che. E comunque io se trovo un flank faccio una prima fight. Cioè, se trovo l'ingaggio giusto, vinco da solo il game. Andiamo back perché Jinx item. Non so se prendere l'Elisir. Yeah, I think so. Drake è gone, ma non cambia un cazzo. Ci sono box. I box sono un problema se andiamo deep. Dov'è Reddit? Fuck. Psicopatico di Aatrox. Però è basso di vita, quindi ha fightato. Che ha fightato? Oh. Twitch ha flashato. Twitch ha flashato. Che altro hanno utilizzato? Boh. Comunque la ulti Renata è game changing questo giro. Assurda. Put some spring in your step. Devo curare, stronzo, che non sei altro. È pazzo questo qua. Ma non è ward. Ma non è mai ward la Twitch. Ma che diamine. Ma non ha manco preso. Ma anche se avesse preso l'inibitore non era ward. Ma che cazzo.
No, però se non morire tu e possiamo chiudere, dai, che siamo in più. No, no, la rata. No, guys, guys, please end up, please. Provo a le torri, ma chi se ne frega i Darius? Ok, non facile, ragazzi, non facile. Ma questo game è venuto a vincerlo molto prima. Solo che, vabbè, non lo so, non dico erano dei mezzi troll, ok? Avere l'idea, vero? Che skin è carina, è veramente. È veramente un cesso sta skin. Ora giochiamo solo questa. Forse è Rel? Boh, non lo so. Jinx troppo amore se a caso. Morta spam, che penso è il motivo per cui non abbiamo chiuso sto game 10 ore fa. Per quanto sparasse. Pam pam. Meno male non avrei messo la chat sto game, se ne impazzivamo probabilmente. E poi la Twitch. Ah, Twitch alla fine non l'ho capito onestamente. Quel backdoor di Twitch era a dir poco creativo il back di Twitch. Guarda, guarda quanti gold avevamo di vantaggio. 27k gold, però non siamo riusciti a chiudere. Era stracomplicato. Allora, sicuramente quando abbiamo provato a chiudere mid un po' cringe. Babbo. Una win e no win. La prendiamo, la portiamo a casa. Let's go. Nice.